Allora, grazie di essere tutti quanti qua. Per oggi noi è un onore avere questi battesimi. Thank you for being here this morning. For us, it's an honor to have these baptisms. E è un onore anche, lo discutevamo poco fa con alcuni degli ospiti, che oggi è un giorno speciale per il lago di Montefiascone. And it's an honor too. I was just talking to somebody before. It's a special day for Lake Bolsena. Perché ci sono dei ragazzi, delle ragazze, degli uomini e delle donne che stanno pulendo il lungo lago. Because there are some men and women, some young people who are cleaning the lake shores today. Allora è possibile che vedrete passare delle persone con secchiello, paletta, guanti e sacco che stanno pulendo. So you might see some people wandering by with a bag, with gloves, or something to pick the rubbish up with. Stanno semplicemente cercando di far tornare bello e radioso questo posto che è diventato brutto e sporco per colpa nostra. They're just trying to clean up and make this place beautiful after it's been dirty because of us, our fault. Come uomini e donne siamo molto bravi a inquinare e a sporcare. As men and women, we're very good at being able to dirty things. Ci viene benissimo. We're just really good at it. Ci viene molto naturale. It comes naturally to us. Ci viene meno naturale di preservare e di conservare le cose stupende come sono state create stupende. It's actually much more difficult for us to conserve and to safeguard the beautiful things we've been given. Sapete perché? Do you know why? Per due motivi principali. There are two main reasons. Il primo è che ci vuole molto più sforzo a conservare e a preservare. The first is that you need a lot more effort to safeguard and protect. Ci vuole un piano per preservare la purezza e la bellezza dei posti dove stiamo. You need a plan to conserve and protect the beauty of the places we've been given. Il secondo è perché crediamo di essere i padroni del mondo. The second reason is that we believe we are masters of the world. Quello che vediamo, fino a dove arriva lo sguardo, è nostro. Whatever we see, as far as our eye can see, belongs to us. E deve servire al mio piacere, al nostro piacere. And it needs to serve me and my pleasure. Sapete una cosa? Do you know what? Quello che ho detto per un posto reale. Quello che ho detto per un posto reale. What I've just explained for a real place. Vale anche per un posto spirituale. Also can be said of spiritual places. Quello che ho detto per la nostra vita naturale. What I've explained for our natural life. Vale anche per la nostra vita spirituale. Can also be applied to our spiritual life. Perché per noi che crediamo. So for those of us who believe. Sappiamo che la bellezza di questo luogo non è un caso. We know that the beauty of this place is not by chance. Ma è un progetto. But it's a plan, a design. In Genesi 1 al versetto 25, tra l'altro se voi girate il vostro foglio ci sono i versetti che citerò sia in italiano che you'll in inglese. You'll find on the other side of your sheet, your song sheet, the verses that we're going to read together. So you'll find in Genesis chapter 1 verse 25. Genesis 1:31 dice: è scritto che alla fine della creazione Dio vide che era buono. And in Genesis it was written, and God saw that it was good. Ma quando si trattò di creare l'uomo e la donna, but when it came to creating man and woman, gli esseri che lui aveva creato per avere un rapporto personale ed intimo con loro, the beings that God created to have a personal, intimate relationship. Genesi 1:31 dice: Genesis 1:31 says, quando Dio vide tutto quello che aveva fatto, ecco, era molto buono. God saw all that he had made and it was very good. Per cui la creazione era buona, so the creation was good, ma l'uomo e la donna erano molto buoni. But man and woman were very good. Nel Salmo 139 al versetto 14 sta scritto: in Psalm 139:14 we find,
io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. E la frase in originale, in ebraico, suona in una maniera leggermente differente. And the original Hebrew phrase actually sounds a little bit different. Suona più o meno così. This is more or less how it goes. Io sono il capolavoro di Dio. I am the masterpiece of God. Siamo capolavori. So we are masterpieces. Ma siamo ben tenuti? But are we well kept? Oppure abbiamo una qualche bisogno di una pulizia straordinaria come quella del lago questa mattina? Or do we need some sort of extra spring cleaning like the lake cleaning that's happening today? Sapete, una volta un avvocato, mio amico, mi disse che quando volevano difendere un loro assistito, Once a friend of mine who's a lawyer said that when they had to defend one of their clients, e lo volevano difendere da un'altra persona che si opponeva a lui, and obviously they were defending the client against someone who was opposing them, la prima cosa che facevano era andare a rubare i sacchi dell'immondizia della persona che si opponeva. The first thing they would do is to go and steal the bags of rubbish from the person that was opposing their client. Quando io gli chiesi, ma perché lo fate? And when I said, well, why do you do that? Lui mi rispose, la tua immondizia parla di te molto di più delle tue parole. He said, your rubbish speaks a lot more about you than what you say about yourself. Se noi aprissimo una delle buste che stanno facendo i ragazzi e le ragazze oggi lungo il lago, so if we were to open one of those bags of rubbish that's being collected along the lakeside today, di sicuro avremmo uno spaccato di chi sta visitando queste persone. We definitely have a cross-section view of the kind of person who's visiting the lake. Ma oggi voglio aprire assieme a voi un sacco della spazzatura differente. But today I want to open with you a bag of rubbish that's a little bit different. Una busta di immondizia non di un luogo fisico, a bag of rubbish is not from a physical place, ma quella di un luogo spirituale. But that's from a spiritual place. Questa busta potrebbe essere la busta della spazzatura della mia anima. This bag could be the rubbish bag from my soul. Perché sapete, ogni tanto anche io decido di fare pulizia. Because you know, every now and again I also decide to do some cleaning. Così come stanno facendo oggi al lago. Just as they're clearing up the lake today. Mi accorgo che la mia vita non va proprio bene bene. And I realize that my life is not going exactly fantastic. E quello che era un posto che era prima molto bello, and what was once a very beautiful place, è diventato pian piano un posto dove io riesco a vivere a difficoltà. It's become a place where I actually have difficulty living. Una mezza discarica. Half a dump, really. E arriva un punto della mia vita che dico, ok, devo fare pulizia. And I get to a point in my life where I say, okay, I need to clean up. Vogliamo vedere la busta dell'immondizia della mia anima? Do we want to see what's in the bag of my spiritual rubbish? Vediamo che cosa c'è. Let's have a look what's inside. Ok. Un barattolo vuoto di sottaceti. An empty jar of pickles. Che tra l'altro ha mandato in tilt l'iPad in questo momento. Which has just made my iPad go crazy at the moment. Se io lascio una bottiglia di sottaceti mezza vuota e mezza piena in cucina stappata, if I leave this half empty open in the kitchen, tutta la cucina puzzerà. The whole kitchen will smell. I sottaceti, l'aceto, rappresentano il mio senso di superiorità. The pickles and the vinegar that's used for them represents my spirit of superiority. Rappresenta il mio orgoglio. My pride. Io sono meglio degli altri. I'm better than the others. Io non faccio quello che fanno gli altri. I don't do what the others do. Io capisco più degli altri. I understand more than the others. E alla fine divento fiero della mia superiorità. And in the end I become proud of my own superiority. Anche nell'ambito spirituale. In the spiritual realm as well. Ah, io non commetto i peccati che commettono gli altri. Oh, I don't do the sins that those other people do. Ma ci sta altro materiale. But there's other stuff in the bag too.
dei peperoni secchi. Dried chili pepper. Se lo maneggi il peperone, poi ti tocchi gli occhi. If you touch it and then you touch your eyes. Allora sono dolori. Then you'll feel the pain. Il peperone rappresenta la rabbia. So the chili pepper here represents anger. La rabbia che io scateno contro la mia sposa, contro i miei figli, contro i miei amici. The anger that I take out on my wife, my children, my friends. Lo maneggio e lo trituro finemente per buttarlo negli occhi dei miei nemici. Or I touch it and then I grind it up so that I can throw it in the eyes of my enemy. Ma alla fine finisce nei miei. But in the end it ends up in my eyes. E acceca me piuttosto che gli altri. And it blinds me rather than the others. Del carbone. A bit of charcoal. Il carbone è quello che resta di qualcosa che ci ha dato luce e calore. Charcoal is what's left after it's been exposed to light and heat. Ma se lo tocco, macchia. It stains. Macchia tutto quanto. It stains everything. Il carbone rappresenta il mio egoismo. And this represents my selfishness. La voglia di calore e di luce soltanto per me. The desire for heat and light just for me. Ma alla fine, se non nutro una vita con l'amicizia e con la generosità, finisce per essere una vita oscura e fredda. It will be a dark, cold life. Una vita che se la tocchi sporca. A life that if it's touched, it dirties things. Se facciamo le cose per noi stessi, if we do things for ourselves, le tracce di sporco si vedono. You can see the stain afterwards. Ed è difficile mandarle via. And it's difficult to get rid of it. Un orologio. It's a watch. Viviamo sempre a orari prefissati. We're living based on our time of our watch. E corriamo per far entrare tutto della nostra vita nelle 24 ore. And we're rushing around trying to fill everything into those 24 hours. Rappresenta la mia mancanza di tempo. So it represents the lack of time I have. La mancanza di tempo per le persone importanti della mia vita. The lack of time I have for the important people in my life. La mia sposa, i miei figli, my children, i miei amici, my friends. Spesso passo più tempo davanti allo smartphone o al tablet o al PC. I often spend more time in front of the smartphone, tablet or the computer. Che parlare con la mia sposa, con i miei figli o con i miei amici. Than talking with my wife, my children and my friends. Ma può essere anche uno sport, un hobby. But it might be a sport or a hobby. Oppure il mio lavoro. Or my work. E alla fine della giornata mi accorgo che la mia giornata è stata piena di cose che non mi rimangono. And at the end of my day I realize that my day has been full of things that don't remain. Un taccuino. A notebook. Dove io prendo nota di tutte le persone, di quello che fanno e che non fanno, di tutto quello che hanno e che non hanno, di tutto quello che ricevono. Where I make a note of all the people, of what they've done, what they haven't done, what they have and what they haven't done and what they receive. Rappresenta l'invidia. And this represents jealousy. Rappresenta l'invidia per il lavoro degli altri, per la famiglia degli altri. Envy towards the work that others have, the family that others have. Perché a lui sì e a me no? Why has he got it and I haven't? Io me lo merito di più di lui. I deserve more than him. Io lo voglio. I want it. A me lo devi dare, non a lui. You need to give it to me, not him. Il problema dell'invidia è che alla fine non riesco più a apprezzare le cose che ho. The problem with envy is that I stop being able to appreciate what I actually have. Semplicemente perché non ho tempo. Because I don't have time. Perché passo tutto il tempo a invidiare gli altri. Because I'm too busy being envious of others. Ultima. The last one. Un limone. A lemon. A casa mia ho un piano di marmo. In my house, in the kitchen, there's a
work surface made of marble. E so molto bene che quando dimentico un limone strizzato sul piano di marmo, and I know very well that if I leave a squeezed lemon on the marble surface, rimane un buco che non sarò mai più capace di togliere. It will leave a hole, a permanent hole that I'll never be able to get rid of. Il limone, se lo mangi, ha un gusto amaro e acido. If I eat lemon, it's got a bitter, sharp taste. Rappresenta la mia amarezza. So it represents my bitterness. Nasce dal non perdonare le offese. And it comes from not forgiving when I've been offended. Nemmeno quelle piccole. Not even those little things. Portare ancora ferite del passato. You're still carrying around wounds from the past. E avere voglia di non farle rimarginare. And you don't actually want them to heal. Perché ci siamo troppo affezionati. Because we've just got too fond of those wounds. Non vogliamo lasciare andare. And we don't want to let it go. Io so che dovrei perdonare. I know I should forgive. Ma decido di lasciarlo lì. But I decide to leave it there. Sul piano di marmo della mia anima. On this marble surface of my soul. A fare un buco che non sarà più possibile rimarginare. Creating a hole that will be impossible to fill again. Ok, sono stato bravo, vero? So, was I good? Ho fatto pulizia nella mia vita. I've cleaned my life up. E ho messo tutto quanto nel mio sacco della spazzatura. And I put everything in my bag of rubbish. E ora? And now? Cosa ci faccio del mio sacco della spazzatura? What am I going to do with this rubbish bag? Che ne faccio di tutto quello che ho cerco di togliere dalla mia vita per non vederlo più? So what am I going to do with everything that I've tried to take out of my life so that I don't have to deal with it anymore? Cosa faccio di tutte le cose che mi hanno fatto passare da un capolavoro di Dio? What am I going to do with all those things that have stopped me from being a masterpiece, God's masterpiece? A una discarica a cielo aperto. And made me an open dump. Posso provare a sotterrarlo. I could try and bury it. Però, sapete, fare una buca nel mio giardino, but making a hole in my garden, e metterlo sotto, and burying it, non risolve la situazione. Doesn't actually solve the problem. La fermentazione farà venire su degli odori ma nauseabondi. With it fermenting and composting, there'll be a really bad smell that starts coming up. Probabilmente la puzza attirerà dei cani che torneranno, che tireranno su tutto quanto e spargeranno per il mio giardino. That smell might actually bring dogs and they might actually bring it to the surface and start spreading it out through my garden. E io dovrò tornare a scavare e risotterrare ancora ed ancora. And I'll have to go back to bury it again, etc. Oppure posso provare a legarmelo al collo. Or I could try tying it round my neck. Okay. Farlo penzolare dalla parte posteriore di me, dalla schiena. So it's hanging down my back. Io non lo vedo. I don't see it anymore. Ma voi sì. But you do. E pesa. And it's heavy. Oppure. Oppure posso semplicemente fare quello che ha deciso di fare Isaia. Or I can do what Isaiah today has decided to do. Che ha deciso di testimoniare oggi accettando di essere battezzato. He's decided to witness today with his baptism. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Decidere di accettare Gesù come personale Signore e Salvatore della propria vita. Deciding to accept Jesus as his personal Savior. Colui che non nasconde i miei errori. The person who doesn't hide my mistakes, li porta via. But he takes them away. Li porta via. Isaia ha compreso tutto questo. So Isaiah has understood all of this. Ha compreso che Gesù solo può fare di lui, in lui, questa pulizia radicale. He understands that only Jesus can carry out this thorough cleaning. Attenzione, non è il battesimo e l'acqua che lo lava. Just a note, it's not the baptism that's washing him. Ma la fede in Gesù che esprime il suo battesimo. But the faith in Jesus that he's expressing in that baptism. È quello che viene, da cui viene lavato. And that's where he's washed. In prima Giovanni 1 sta scritto. In 1 John chapter 1 we find. Ma se camminiamo nella luce come egli è la luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato.
But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Isaia, per giungere qui, ha attraversato il deserto. Isaiah actually crossed a desert before he got to Italy. E ha attraversato il mare. And he also crossed a sea. Così come molti dei suoi amici e compagni. As many of his friends and companions here have. Ha visto la siccità. He's seen drought. E ha visto le onde del mare. And he's seen the waves of the sea. E si ritrova qui oggi ad accettare Gesù. And he finds himself here today. Quel Gesù che lo ha seguito nella siccità e nel mare. Accepting Jesus who followed him through that drought and that sea crossing. Quel Gesù che era a suo fianco nel deserto e in mezzo alle onde. That Jesus that was by his side through the desert and in the waves. Ma sapete, così come nella vita reale, le pulizie non si fanno soltanto una volta. But just as in real life we don't clean up just once. Ma serve di farle di tanto in tanto. But we need to do it every now and again. E proprio poco prima discutevamo con alcuni di voi che piuttosto che, pulire di tanto in tanto, sarebbe meglio non sporcare per niente. And just as I was talking with some of you before, rather than cleaning up once every now and again, it would be better to do it regularly. Bisogna avere un piano per non sporcare. You need a plan so you don't actually get it dirty. Serve un piano per produrre meno immondizia. You need a plan to create less rubbish. E serve un piano anche per produrre meno immondizia nella mia vita. And a plan to create less rubbish in my life. Isaia, tu hai camminato con Gesù fino adesso. Isaiah, you've walked with Jesus up till now. E il tuo battesimo è soltanto un passo di quel piano e di quella camminata che tu stai facendo con Gesù. And your baptism is just one step in that walk with Jesus that you're doing. In Colossesi Paolo dice così. In Colossians Paul writes this. Colossesi 2, versetti 6 e 7. E ora che avete ricevuto Gesù Cristo, il Signore, così pure vivete con Lui. Tenete le vostre radici in Lui, finché sia Lui a costruire la vostra vita e fortificarvi nella fede. Colossians 2, verse 6 and 7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught. Eccolo il piano. That's the plan. Eccolo il piano. There's the plan. Il piano che Isaia ha scelto. The plan that Isaiah has chosen. Per non ingombrare la sua vita con il peccato. To not weigh down his life with that sin. Per non inquinare la sua vita con l'immondizia del mondo. And to not pollute his life with the world's rubbish. Significa che Isaia diventerà perfetto e non peccherà più? Does this mean that Isaiah will become perfect and never sin again? Assolutamente no. Absolutely not. Noi battezziamo soltanto i peccatori. We only baptize sinners. Ma dei peccatori che vogliono scegliere di peccare di meno. But sinners who choose to want to sin less. Viviamo in questo mondo e non peccare è impossibile. We're living in this world and not sinning is impossible. Ma è possibile peccare di meno. But it is possible to sin less. Mettere le radici, vivere nelle radici di Gesù. So put down roots in Jesus. E lasciare che sia Lui a costruire la nostra vita. And let him build our lives. Forse è la prima volta che ascolti queste parole. Maybe it's the first time you've actually heard these words. Come va la raccolta differenziata della tua vita? How's your recycling going in your life? Hai tu anche un sacco pieno come il mio di cose che vorresti buttare? Have you got a rubbish bag full of stuff you want to throw out like me? Hai una borsettina fatta di cose che non ti piacciono di te? Or have you got a little bag of things that you don't like about yourself? E che non vorresti vedere più attorno? And you wouldn't like to, and you'd like to not see them around anymore? Ti dico oggi, c'è un piano. I'm telling you today, there is a plan. C'è un piano, affidala a Gesù. There's a plan. Trust Jesus. Scegli il suo piano. Choose his plan. Affida la tua borsa a chi, nonostante i deserti e le onde che incontrerai, costruirà la tua vita.
give your bag to Jesus, that despite the drought and the waves, will be there for that plan for your life. Se tu lo accetti oggi, domani o dopodomani, non importa. If you accept him today, or tomorrow, or the day after tomorrow, it doesn't matter when. Ma ricordati, chi ha tempo non aspetti tempo. But remember, there's no like time like today. Dio ha pazienza e Dio ti offre, ma sei tu che devi accettare. God is patient and he's offering, but it's you that has to choose to accept. Affidala a chi può costruire la tua vita nonostante il deserto e le onde. Trust your life to the person you can have a plan for your life despite droughts and waves. Fermiamoci a pregare. Let's pray. Signore Gesù, ti vogliamo ringraziare che tu ci dai un piano. Lord Jesus, we want to thank you that you give us a plan. Un piano di mettere radici in te. A plan that makes us put roots down in you. E tu ci assicuri che se noi mettiamo radici in te, sarai tu stesso ad edificare le nostre vite. And you promise that if we put down roots, it's you that will strengthen us. Signore, ti voglio ringraziare e benedire per Isaia. We want to thank you and bless you for Isaiah. Ti voglio ringraziare per la sua testimonianza pubblica. And for his public witness today. Che tu voglia benedirlo grandemente in questa giornata that e nella sua vita. In this day and in his life. Amen.